Bandai Namco ha appena rilasciato la sua ultima fatica, Tekken 8. Fra elementi classici e meno classici, fra rework di sistema di combattimento, fino alla trama principale e altre modalità disponibili in game, sono stati ben pochi i dettagli del videogame che non abbiamo apprezzato totalmente. Il tutto con un sapore di nostalgia, quella positiva e che ti fa quasi commuovere, che ha sicuramente influito su quanto abbiamo apprezzato il titolo della serie che quest'anno, lo ricordiamo, festeggia i 30 anni di età. Ecco il nostro giudizio dopo averlo giocato su Xbox Serie S, ma prima di iniziare vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiocitalia.it trovate la recensione completa in forma scritta e tutte le novità su Tekken 8. Buona visione! Riprendendo avvio direttamente dagli episodi precedenti, Tekken 8 si apre e in generale si concentra sullo scontro fra Jin Kazama e Kazuya Mishima. Dopo la scomparsa di Heihachi Mishima, il mondo ha continuato nella sua spirale di discesa nel caos e verso la distruzione. Ed è in questo contesto precario che Kazuya dà fondo al potere del suo sangue demoniaco, oltre che alla sua influenza economica e sfruttando la G-Corporation per raggiungere i suoi scopi. Sul proprio cammino trova appunto Jin, anche lui in possesso di poteri demoniaci, ma che nulla può contro la potenza raggiunta da Kazuya. A partire dal King of the Iron Fist Tournament iniziano così a formarsi le fazioni e ci ritroviamo a vedere molte facce vecchie e nuove. Abbiamo notato un grosso impegno nell'approfondimento dei personaggi ricorrenti, in particolare appunto Jin e il suo passato. Particolare attenzione è stata posta in tutta la pletora di comprimari, l'agile Xiao Yu, il saggio Leroy Smith, Lars Alexanderson, Alisa Bosconovic, Claudio Serafino, Paul Phoenix. E questi sono solo alcuni, a cui si aggiungono alcuni nuovi ingressi nel cast. Tra quelli che ci hanno convinto, sicuramente ci sono la giovane Reina e la spia francese Victor Chevalier, mentre decisamente sottotono Azucena, la signora peruviana del caffè. Se già con tutti questi nomi pensate di esservi persi, non preoccupatevi per due motivi. Il primo è che la trama si fa seguire bene in maniera chiara anche senza troppe conoscenze pregresse. Oltre a questo, Tekken 8 ci mette a disposizione video riassuntivi che ci raccontano i punti principali dei capitoli precedenti. Vi è poi una modalità che ci consente di approfondire un poco le vicende di ogni personaggio lungo 5 combattimenti distinti. Sebbene questi combattimenti siano risultati più casuali, abbiamo apprezzato il poter vedere qualche retroscena di eroi rimasti nell'ombra. Tekken 8, ovviamente, non è solo la modalità storia, ma è anche tutta una serie di altre modalità che vanno ad aumentare tantissimo la longevità del titolo, sia in single player sia in multigiocatore. In game abbiamo ovviamente una classica modalità arcade. Scegliamo il nostro personaggio e affrontiamo molteplici combattimenti all'ultimo pugno, uno dopo l'altro, contro la CPU. Con la loro difficoltà crescente, sono l'ideale per prendere confidenza con uno specifico personaggio che magari vogliamo imparare a padroneggiare. Novità di questo capitolo è l'Arcade Quest, modalità che ci fa creare un avatar per poi controllarlo all'interno del gioco. Il tutto in un contesto quasi caricaturale, con i personaggi in versione chibi e una grafica più semplice. Fulcro della modalità Arcade Quest è il nostro essere principianti di un nuovo gioco, che, all'interno della modalità stessa, è proprio Tekken 8. Ci ritroviamo a muoverci da una sala giochi all'altra, affinando le nostre tecniche e partecipando ai tornei, come se fosse una specie di ruolistico a tema Tekken 8. Al di là del discorso del metagioco, con noi che giochiamo a Tekken 8 all'interno di Tekken 8, Arcade Quest rimane comunque un ottimo modo per approcciare il picchiaduro di Bandai Namco. Ci vengono insegnate le basi dei controlli del titolo, fondamentali per la nostra scalata nei ranghi del gioco. Immancabile in un videogame come questo è la componente online. Stiamo pur sempre parlando di un gioco e-sport. Per cui le modalità online di Tekken 8 arrivano con il pacchetto completo. Abbiamo i semplici combattenti, ma anche gli scontri per il ranking, con le annesse classifiche. Fra l'altro, il gioco ha funzionalità crossplay esteso a tutte le piattaforme. Prima di tuffarci online, il titolo ci farà fare un combattimento di prova per stabilire il nostro livello di partenza. In questo modo dovrebbe darci principalmente avversari sul nostro stesso livello di punteggio. In realtà, ci è capitato di finire a scontrarci con persone di livello estremamente superiore al nostro. Non sappiamo se per un leggero sadismo del videogioco o per un qualche errore. In qualche caso ci è capitato anche di caricamenti assai lunghi, anche in fase di disconnessione. Invece, nulla di che da segnalare sui problemi di lag e simili, il che è l'ideale per un gioco che fa della performance e della velocità uno dei suoi cardini.
due elementi di gameplay di Tekken 8 che amplificano il ventaglio di possibilità legate al combattimento sono Hit e Range Art. Il primo è una piccola barra presente al di sotto della barra della vita del nostro personaggio. Se decidiamo di attivarlo, possiamo avere accesso a modifiche ad alcuni attacchi classici, con l'aggiunta però di combo e abilità altamente spettacolari. La Range Art invece la si può attivare quando la nostra controparte a schermo rimane con poca vita e dunque va in Range Mode, dando fondo alle sue ultime energie per sbloccare poteri speciali, che però, se riusciamo a sfruttare al meglio e non vengono bloccati dal nemico, possono ribaltare il risultato di uno scontro. Tra le varie modalità in-game, infine, vogliamo almeno citare anche Tekken Ball. Anche in Tekken 8, infatti, ritorna l'insolito sport che fonde i combattimenti con la palla a volo. Non è certamente neppure lontanamente il fulcro dell'esperienza ludica di questo titolo, ma è comunque sempre un gradito ritorno. Al di là di tutta la parte tecnica e oggettiva che possiamo mettere in una recensione, inevitabilmente quando si tratta di scrivere qualcosa di una serie di videogame a cui da piccolo giocavi con la tua famiglia, una parte soggettiva entra in gioco. Abbiamo adorato il comparto tecnico e visivo, la parte grafica e il design di ogni luogo e di ogni personaggio. Tutto è sembrato naturale evoluzione sì dei capitoli precedenti, ma anche di tutto quel retaggio passato che sono stati gli anni 90. In game abbiamo Jin e Kazuya che hanno a che fare con l'eredità dei Yachi. Fuori dal gioco invece noi ci ritroviamo con l'eredità della saga. E questo Tekken 8 non sfigura in alcun modo di fronte ai 30 anni precedenti. Anzi, in mezzo a tutta questa grafica next gen, a questi dettagli resi al massimo, colori, archi di luce, esplosioni, avevamo paura che avrebbe finito per perdersi la nitidezza dell'azione. E invece no, anche l'azione risulta quasi sempre limpida. Raramente ci si trova a non capire bene cosa sia successo di fronte ai nostri occhi. Altra cosa che ha aumentato questo senso di meraviglia è stata sicuramente la possibilità di eseguire acrobazie e mosse speciali. Perché sì, ci mettiamo ore e ore di impegno per masterare con estrema soddisfazione un singolo personaggio, anche solo lontanamente. Ma comunque rimane la facilità con cui, con diversi personaggi, riusciamo ad eseguire tante mosse di forte impatto visivo. Oltre a imparare grazie alle sue varie modalità, Tekken 8 ci viene in aiuto in altri modi. In primis abbiamo la modalità di allenamento, per imparare ogni mossa e ogni tecnica del nostro combattente preferito. Escludendo alcune precise modalità, come quelle online, Bandai Namco ci permette anche di attivare in qualunque momento, in qualunque combattimento, una sorta di modalità semplificata. Questa ci dà la possibilità di inanellare combo e attacchi speciali senza preoccuparci troppo del giusto timing o di tutti i pulsanti necessari. Come molti giochi degli ultimi anni, infine, anche Tekken 8 ha diversi supporti per l'accessibilità, che si tratti di problemi di ipovisione o daltonismo. Molte sono le possibilità di personalizzazione di ogni personaggio che ci dà il titolo Bandai Namco. Si va da una vasta galleria di costumi alla scelta di colore dei capelli, cappelli, elmi, maglie, pantaloni e gomme, accessori di vario tipo e altro ancora. Il tutto che possiamo sfruttare in tutti i combattimenti, offline e online. Tekken 8 ci ha convinto appieno. Il gioco è tecnicamente bello, ricco di personaggi e di modalità, e c'è ben poco che non abbiamo apprezzato. Al di là del giudizio e del voto di questa recensione, c'è stato un momento specifico in cui abbiamo capito che avremmo amato Tekken 8. Durante uno dei primi combattimenti, la sensazione di riprodurre le vecchie mosse dei Tekken della nostra infanzia è riuscita a portarci davvero tanto indietro e con tanta potenza, con quelle sensazioni nostalgiche neanche fossero un pugno di Jin. E questa non è certamente una cosa da poco. Anche questo video giunge al termine. Noi vi ringraziamo per la visione. Lasciate un like, iscrivetevi con la campanella attiva e commentate per farci sapere cosa ne pensate di Tekken 8. Un saluto e alla prossima!